L'argomento che dobbiamo affrontare oggi è un argomento legato sia al concetto di open data dal punto di vista normativo e vedremo come questo concetto si può ricollegare agli altri strumenti che il decreto trasparenza ha introdotto nel nostro ordinamento, quindi il decreto 33 del 2013, decreto legislativo 33 del 2013, che ha apportato molte novità, soprattutto a seguito della recente modifica ad opera dell'altro decreto legislativo 97 del 2016 che si inserisce nell'ambito della riforma della ministra Madia della pubblica amministrazione. Quindi stiamo affrontando dei discorsi che effettivamente sono, soprattutto per quanto riguarda il concetto di accesso civico generalizzato o accesso FOIA, come lo si voglia chiamare, che destano alcune perplessità, soprattutto sul concetto di open data applicato ai dati, ai documenti oggetto di accesso generalizzato, perché, come vedremo, il concetto di open data si estende anche ai contenuti oggetto di accesso FOIA, quindi vedremo come durante questo intervento. Il primo, volevo giusto fare una mia piccola presentazione, ma se non c'è bisogno la possiamo anche saltare, dico solamente sono docente a contratto della Cattedra di Informatica Giuridica dell'Università Statale di Milano, faccio parte del gruppo di lavoro della Fondazione per l'Innovazione Forense presso il Consiglio Nazionale Forense e per il Consiglio Nazionale Forense sono delegato internazionale a Bruxelles per le commissioni di surveillance e e-justice. Faccio parte, ecco, questo potrebbe essere utile e comunque connettersi con l'argomento che stiamo affrontando, quindi la trasparenza, l'Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights, che ha creato, è un'associazione che ha creato un software libero che si chiama Global Leaks, che viene utilizzato anche in vari ambiti, per fare del whistleblowing. Quindi è un software che può essere scaricato e utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per consentire ai dipendenti pubblici o comunque a chiunque di fare delle segnalazioni in ambito anticorruzione, anche perché, come noi sappiamo, la disciplina sulla trasparenza in Italia, quindi il decreto trasparenza, è figlio della legge 190 del 2012, che è la legge anticorruzione, e la trasparenza viene vista come una delle misure per contrastare i fenomeni corruttivi. È una disciplina, quella italiana anticorruzione, che ci proviene da una convenzione dell'ONU, la convenzione di Merida del 2003, e attraverso la quale sono stati dati ai vari paesi aderenti le indicazioni da adottare per contrastare i fenomeni corruttivi. La misura sulla quale ci concentriamo è proprio quella della trasparenza, quindi la trasparenza viene vista già come una misura per prevenire il fenomeno della corruzione, cioè si consente a chiunque di accedere a determinate informazioni. Quindi si parla innanzitutto degli obblighi di pubblicazione. E qua il concetto di open data è molto rilevante, soprattutto se consideriamo la norma dell'articolo 7, poi lo vedremo più avanti. La norma dell'articolo 7 che fa un espresso riferimento al decreto legislativo 36 del 2006, come vedete in questa slide, e il decreto legislativo 36 del 2006 non è altro che il decreto legislativo che recepisce la direttiva Public Sector Information, la direttiva 98 del 2003, che poi è stata recentemente modificata, integrata nel 2013 con la ulteriore direttiva 37. L'articolo 7 ancora fa un richiamo al decreto legislativo 82 del 2005, che per gli amici è il codice dell'amministrazione digitale, dove vedremo sono contenuti dei concetti nuovi, relativamente nuovi, come quello di open data by default. Quindi il panorama normativo sul tema degli open data è abbastanza ampio.
Non so se le slide stiano andando in automatico o se le posso iniziare a governare. Le puoi governare. Ok. Quindi, come vi dicevo, non so se voi riuscite a vedere bene la slide, io vedo un po' bianco, però in ogni caso posso fare anche a me, io vedo che ogni tanto scompare. Ok. Quindi stavamo dicendo, il panorama normativo sui dati aperti è abbastanza ampio. Tutto parte, diciamo che il core del concetto di Open Data in Europa sono appunto le direttive Public Sector Information, quelle tra le altre, quelle tra cui, tra l'altro, in cui si parla dei costi marginali e quindi le pubbliche amministrazioni potrebbero richiedere il pagamento di somme di denaro anche per la fruizione dei dati aperti, anche se si è notato, questo è delle valutazioni che sono state fatte, se non sbaglio, proprio dall'Istat, che sarebbe più conveniente per le pubbliche amministrazioni rilasciare gratuitamente, in quanto i costi marginali non raggiungerebbero i costi che la pubblica amministrazione dovrebbe sopportare per rilasciare a pagamento questi dati, quindi tutti i costi legati alla fatturazione, alla gestione contabile della cessione di questi contenuti, non sarebbe sufficiente a coprire questa differenza di costi. Per quanto riguarda quindi il panorama normativo, partendo da quello europeo, la norma di riferimento è appunto la direttiva Public Sector Information, o meglio le due direttive Public Sector Information, tra cui voglio solo fare un richiamo ai considerando della direttiva del 2003, la Public Sector Information del 2003, quella che è stata recepita in Italia con il decreto legislativo il 36 del 2006, si dice che in tale evoluzione i contenuti digitali svolgono un ruolo importante. La produzione di contenuti ha comportato negli ultimi anni la rapida creazione di posti di lavoro e continua a agire in questo senso. Quindi sostanzialmente sono i dati che vengono dati. Io dico che i dati si chiamano dati perché devono essere dati, altrimenti si chiamerebbero tenuti. Ma a parte gli scherzi, i dati aperti offrono realmente delle condizioni economiche favorevoli per anche, pensiamo alle start-up che vivono di dati aperti, e le pubbliche amministrazioni beneficiano di ritorno dal fatto che comunque queste società che sfruttano i dati aperti, che vendono determinati contenuti o che vendono determinati software, poi comunque pagano le tasse. Quindi in qualche modo la pubblica amministrazione ha anche un ritorno da questo punto di vista. Ancora, direttiva Public Sector Information, così come aggiornata nel 2013, al considerando 8, prevede che, vediamo un po' se riusciamo, ok, chiedo scusa, ma sto cercando di regolare in questo modo, prevede che occorre. Scusate, provo a ingrandire in questo modo, che occorre modificare quindi le ragioni che hanno indotto il legislatore europeo a modificare la prima Public Sector Information, la prima direttiva, è quello di rendere chiaro che è l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti a meno che l'accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull'accesso di documenti e fatte salve altre eccezioni stabilite dalla presente direttiva. Questo è importante perché, come vedremo, si ricollega alla riutilizzabilità dei dati e dei documenti ottenuti a seguito di un accesso generalizzato, proprio perché vi è una norma che vedremo che esclude la possibilità, ad esempio, di riutilizzo dei dati personali, ad esempio. Quindi occorre distinguere nettamente i contenuti che vengono pubblicati o che vengono consegnati a seguito di
una istanza di accesso generalizzato. L'articolo 52 del nostro codice dell'amministrazione digitale è un articolo fondamentale, perché dice sostanzialmente si parla dell'open data by default. Il primo comma dell'articolo 52 dice che le pubbliche amministrazioni devono comunque pubblicare il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati. Ma ancora più importante è il secondo comma dell'articolo 52, in cui si dice sostanzialmente che i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, poi vedremo anche quando si può adottare una licenza e che tipo di licenza si può adottare, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto se appunto la pubblica amministrazione non dice quale licenza viene applicata. Quindi sostanzialmente si ribalta quello che è un principio in materia di diritto d'autore. In materia di diritto d'autore, quando noi troviamo un'opera tutelata dalle norme sul diritto d'autore online, pensiamo a una fotografia che potrebbe essere tutelata come opera creativa, la regola è che se noi non individuiamo o se il titolare non ha dato una licenza particolare sull'utilizzo di quel contenuto, noi non possiamo farci nulla con quel contenuto. Non possiamo dire: ah, l'abbiamo trovata in internet e quindi la possiamo riutilizzare. No, le norme sul diritto d'autore non prevedono queste conclusioni. Diverso è per quanto riguarda gli open data delle pubbliche amministrazioni. In questo caso vale la regola opposta, cioè se non vi è una licenza espressa, quei dati si intendono comunque rilasciati come dati di tipo aperto. La definizione di dato di tipo aperto ce la dà sempre il codice dell'amministrazione digitale, il successivo articolo 68, comma terzo, lettera B. Come vedete, questa norma è stata recentemente modificata, questo secondo comma dell'articolo 52, nel senso che si è preferito specificare che quando la pubblicazione riguardi dati personali, i dati personali non si possono ritenere dati di tipo aperto riutilizzabili per qualsiasi finalità. Ad esempio, tutte le pubblicazioni in amministrazione trasparente da parte di una qualsiasi pubblica amministrazione sono dei dati aperti. Non possono essere riutilizzati per qualsiasi finalità quei dati aperti che rappresentino anche dei dati personali, nel senso che in quel caso possono essere riutilizzati solo per le medesime finalità per le quali sono stati pubblicati, e quindi per finalità di trasparenza o per finalità compatibili. Quindi non potrebbero essere riutilizzati per finalità diversa. Apriamo una piccola parentesi, perché dal 2012 i dati personali non sono qualsiasi dato, qualsiasi informazione riferita a una persona fisica, giuridica, ente o associazione, così come era previsto in precedenza. Oggi dati personali sono solo quelli relativi a una persona fisica identificata o identificabile. Quindi quando noi andiamo a considerare l'articolo 7 bis del decreto trasparenza, che era prima della entrata in vigore del decreto legislativo 97 del 2016, era il vecchio articolo 4 del decreto trasparenza, ci dice sostanzialmente una cosa ben precisa, cioè ci dice: pubbliche amministrazioni, quando io legislatore ti obbligo a pubblicare determinate informazioni, anche se lì ti sto obbligando a pubblicare dei dati personali, non ti preoccupare, sono io che ti do la copertura normativa e quindi tu puoi diffondere tranquillamente quei dati personali, ma solamente quelli che io ti ho obbligato a pubblicare. Questo dice sostanzialmente l'articolo 7 bis. E prosegue dicendo: attenzione, che io quando ti obbligo a pubblicare determinati dati personali, tu devi pubblicare solo quei dati personali che io ti ho obbligato a pubblicare. Perché se tu decidi di pubblicare altre informazioni, puoi farlo, ma devi stare attento che non ci siano dati personali. Perché i dati personali che io non ti obbligo a pubblicare, tu non li puoi pubblicare di tua iniziativa e quindi devi procedere a una anonimizzazione delle informazioni. Quindi sostanzialmente il decreto trasparenza dice, dà un minimo
di contenuti che devono essere obbligatoriamente pubblicati dalle pubbliche amministrazioni, però dice sostanzialmente tu, pubblica amministrazione, puoi pubblicare anche un qualcosa che io non ti obbligo a pubblicare, ma quel qualsiasi altra cosa non può contenere dati personali. Se vi sono dati personali, devi procedere alla anonimizzazione. Quindi, come vedete, anche questo secondo comma dell'articolo 52 del codice dell'amministrazione digitale si pone sulla stessa linea d'onda dell'articolo 7 bis del decreto trasparenza per quanto riguarda l'oggetto della pubblicazione. Consideriamo un'altra cosa. Questi obblighi di pubblicazione sono abbastanza recenti. Tra gli altri effetti tecnici della pubblicazione, ad esempio, si prevede che questi dati, in quanto open data, debbano essere accessibili a software che in automatico scansionino le sezioni amministrazione trasparente delle pubbliche amministrazioni. E quindi, ad esempio, io non posso introdurre un sistema che preveda la registrazione dell'utente al sito prima di avere accesso alla sezione amministrazione trasparente. Non posso introdurre, ad esempio, un sistema di tipo CAPTCHA per accedere alle sezioni amministrazione trasparente, proprio perché l'utilità della sezione amministrazione trasparente la si ha quando l'accesso avviene in automatico con dei software che fanno, ad esempio, dei raffronti tra dati, documenti o informazioni pubblicate da pubbliche amministrazioni omologhe. Ma quello che vi volevo dire è che quando vi è questa enorme mole di pubblicazione, enorme, che può comprendere anche dei dati personali, noi ancora, e queste sono le valutazioni che vengono fatte anche a livello europeo dai garanti della privacy, noi ancora siamo abbastanza acerbi per quanto riguarda le esperienze di pubblicazione di dati personali online. E perché allora le pubbliche amministrazioni devono stare attente a ciò che pubblicano, soprattutto quando vi siano dei dati personali? Perché noi non sappiamo ancora quali risultati, quali elaborazioni, quali conseguenze potrà avere, ad esempio, fra 20 anni la pubblicazione di un dato personale in una sezione amministrazione trasparente, quali potrebbero essere i pregiudizi che questa pubblicazione potrebbe comportare. E queste preoccupazioni se le pone la stessa ANAC quando il 28 dicembre del 2016 ha pubblicato la delibera 1309 che dovrebbe aiutare le pubbliche amministrazioni a capire come gestire i dati personali oggetto di istanze di accesso generalizzato. E lì le pubbliche amministrazioni sono chiamate a delle interpretazioni che io diciamo non ho avuto timore di definire delle valutazioni da sfera di cristallo, nel senso che, come vedremo successivamente, le pubbliche amministrazioni avranno notevoli difficoltà a individuare effettivamente se concedere o meno determinati dati o documenti a seguito di istanza di accesso generalizzato. Quindi, come torniamo un attimo indietro al nostro articolo 52, secondo comma, nella parte in cui ci dice dati, documenti che le amministrazioni titolari pubblicano senza l'espressa adozione di una licenza si intendono rilasciati come dati aperti. Quindi questo è il concetto di open data by default. Sul concetto di dato aperto e di formato aperto, invece, si sofferma il terzo comma dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale. Innanzitutto, per i puristi, o meglio per i tecnici, è bene chiarire subito che, il concetto per l'informatico di dato aperto non è lo stesso concetto di dato aperto contenuto nel codice dell'amministrazione digitale. Perché il formato di dati di tipo aperto, quindi la definizione di formato di dati di tipo aperto contenuta nel codice dell'amministrazione digitale è molto più ampia rispetto a quella che viene intesa dall'informatico. Da questo punto di vista, infatti, ho avuto anche modo di confrontarmi con dei tecnici del team adesso no, non mi viene in mente il nome, del team dell'innovazione, che presso l'Agid si sta occupando di vari temi dell'innovazione
con il piano triennale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana, ha effettivamente notato questa discrasia tra i due concetti. Quindi, per il nostro codice dell'amministrazione, dato aperto è un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto alla fruizione, rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi. Che cosa significa? Significa sostanzialmente introdurre un sistema atto a evitare le ipotesi di lock-in della pubblica amministrazione. Per fare un esempio. La pubblica amministrazione non dovrebbe utilizzare dei formati di tipo chiuso. Quali sono i formati di tipo chiuso? La definizione non c'è, ma la ricaviamo da questa definizione di dati di tipo aperto. Un dato di tipo chiuso per il codice dell'amministrazione digitale è, ad esempio, quello che richiede per la loro fruizione l'utilizzo di particolari software o di particolari hardware proprietari. Evidentemente. A questo punto i tecnici dicono, ad esempio, il PDF è un formato che per noi non è di tipo aperto. Il PDF è un formato proprietario della Adobe, e quindi dal punto di vista del tecnico informatico non si tratta di un dato di tipo aperto. In realtà, per il nostro codice codice dell'amministrazione digitale, anche il PDF è un dato di tipo aperto, nel senso che, ad esempio, noi non dobbiamo utilizzare necessariamente un software della Adobe per visualizzare o per creare dei file PDF. Possiamo usare, ad esempio, anche LibreOffice. Perché? Perché la ricetta per confezionare un file in formato PDF è disponibile anche ad altri produttori di software. E quindi si evita in questo modo l'effetto di lock-in. Cosa significa effetto di lock-in? È quell'effetto in base al quale una pubblica amministrazione potrebbe asservirsi, o meglio, potrebbe restare vincolato a un unico fornitore di hardware o di software per la fruizione dei propri documenti, fornitore di hardware o di software che non è detto che fra 50 anni esista ancora, e quindi la pubblica amministrazione potrebbe trovarsi ad avere a che fare con documenti che fra 50 anni, conservati digitalmente in modo perfetto, ma che nessuno riesce più ad aprire. È come se oggi io dessi un floppy a una persona e gli dicessi devi aprirmi questo floppy entro 5 minuti con il tuo computer di ultima generazione. Ci potrebbero essere dei problemi, in questo caso legati all'obsolescenza del contenitore digitale. Il lock-in invece è connesso a tutta una serie di fattori, tra cui l'essere ancorate alle decisioni di un unico fornitore, ad esempio per quanto riguarda l'applicazione degli aggiornamenti, oppure per la fruizione dell'assistenza tecnica. Quindi il formato di dati vuole essere di tipo aperto proprio per evitare questo fenomeno. E quindi, come dicevo, il formato, ad esempio, XLS, il formato di Microsoft per i fogli di calcolo con Excel, può essere considerato comunque un formato di tipo aperto per il codice dell'amministrazione digitale. Per i puristi, per gli informatici, vi diranno che quello non è un formato di tipo aperto, ma vi diranno che quello è un formato proprietario di Microsoft. Quindi è importante anche scegliere quale contenitore digitale deve inglobare i dati aperti. E allora arriviamo alla definizione di dato aperto. Secondo il codice dell'amministrazione digitale, il dato è aperto quando vi sia una licenza. Consideriamo che non è sempre necessaria una licenza, perché in molti casi è lo stesso legislatore, scavalcando qualsiasi pubblica amministrazione titolare, a dare una, tra virgolette, licenza a quei contenuti. Se volessimo avere una indicazione sulla licenza della sezione amministrazione trasparente, noi la troviamo nell'articolo 7. Quindi non vi è necessità per le pubbliche amministrazioni di inserire una licenza per le loro sezioni amministrazioni trasparente, perché è il legislatore a aver già dato una licenza.
consente solamente alle pubbliche amministrazioni di prendersi qualche piccolissima libertà e quindi l'unica licenza che la pubblica amministrazione può imporre sulle sezioni di amministrazione trasparente è quello di richiedere, come vedremo anche dopo, che sia citata la fonte e che venga mantenuto inalterato il contenuto, per evitare ad esempio che qualcuno scarichi dei dataset o dei contenuti da una sezione di una pubblica amministrazione, li modifichi sbagliando e attribuisca la paternità alla pubblica amministrazione. Quindi, come dice correttamente Sergio, una sezione note legali del sito ben fatta può risolvere molti problemi. E quindi in quella sezione note legali sarebbe opportuno, ad esempio, indicare quali note legali si applicano alla sezione amministrazione trasparente, ad esempio con un richiamo all'articolo 7 del decreto trasparenza, quali note legali e quindi quali diritti vengono concessi per quanto riguarda gli altri contenuti, considerando che in assenza di una licenza si applica il secondo comma dell'articolo 52 del codice dell'amministrazione digitale, quindi di default si intenderanno rilasciati come dati aperti. Quindi ci dovremo preoccupare solamente quando determinati dati, documenti o informazioni non debbano essere rilasciati come dati di tipo aperto. Ancora, la definizione dell'articolo 68 dice dati di tipo aperto quando sono resi disponibili mediante una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque anche per finalità commerciali. Ovviamente le finalità commerciali sono escluse in particolari ipotesi, ad esempio nel caso in cui quelle informazioni contengano dei dati personali o rappresentino dei dati personali, siano accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Quindi siano disponibili normalmente attraverso il sito internet della pubblica amministrazione, fermo restando che il decreto trasparenza dice che la pubblicazione, quindi la pubblicazione per finalità di trasparenza è solo quella fatta attraverso il sito web della pubblica amministrazione, il sito web istituzionale, quindi non esiste una trasparenza cartacea secondo il nostro decreto trasparenza, e ancora siano resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Anche qua vedete vi è questa distinzione tra offerta gratuita o ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. Questa è la definizione che discende immediatamente dalla direttiva Public Sector Information del 2003. Ovviamente non avrebbe senso rilasciare dei dati aperti in formati chiusi proprio perché noi staremmo costringendo chi dovesse ricevere quei dati aperti a dotarsi ad esempio di un particolare software o di un particolare hardware. Quindi sarebbe un po' un controsenso rilasciare dei dati in questo modo. In questo schema invece trovate sostanzialmente una semplificazione di quello che abbiamo già visto nella definizione di open data nell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale. Quando stavamo parlando di licenze, abbiamo detto attenzione, non sempre è necessaria la licenza, perché molto spesso è il legislatore, molto spesso ad esempio nella sezione amministrazione trasparente, è il legislatore stesso ad aver detto quale licenza si applica a quei dati pubblicati, dati, documenti o informazioni pubblicati nella sezione amministrazione trasparente. Ma quando io dico c'è banca dati e banca dati, lo dico perché la disciplina della legge sul diritto d'autore, che è la legge 633 del 1941, che voi potreste pensare come mai una legge del 1941 conosce già i database, in realtà la legge ha mantenuto quella dizione, quindi 633 del 41, ma è stata modificata numerosissime volte nel corso degli anni. E di recente, ad esempio nel 1991, nell'articolo 1, è stata introdotta anche la possibilità di tutelare software o banche dati come se fossero una qualsiasi altra opera tutelata dal diritto d'autore, in cui la tutela sorge per legge nel momento stesso della creazione dell'opera. Però
Perché dico che c'è banca dati e banca dati? Perché la legge sul diritto d'autore contempla sia la tutela come opera dell'ingegno, ma anche tutela le banche dati anche come opere non creative, quindi come opere che non hanno, che non beneficiano della tutela riservata a tutte le opere creative, ma è una tutela un po' differente, viene disciplinata dalla legge sul diritto d'autore proprio perché. Per il fatto che il diritto sui generis è un cugino stretto della tutela sul diritto d'autore. Quindi, ad esempio, così come non tutte le fotografie sono opere d'arte, e quindi non tutte le fotografie hanno una tutela, come opera dell'ingegno, opera creativa, ma vi sono anche delle fotografie, le fotografie sono comunque tutelate anche come. Dal diritto sui generis e quindi una forma attenuata di tutela. Facciamo un esempio: quali sono le banche dati creative e quali invece le banche dati non creative? Pensiamo a una antologia. Nell'antologia scolastica è l'autore dell'antologia che sceglie quali brani, di quali poesie, di quali artisti del Novecento, ad esempio, inserire in quella raccolta e dà una sua lettura a quel particolare periodo storico, evidenziando al lettore determinati brani in un determinato ordine con una sua particolare interpretazione e quindi una sua descrizione di quello che sono state le opere più importanti. Pensiamo invece a una raccolta di tutte le opere, di tutti gli autori del Novecento. In questo caso vediamo che non vi è una creatività, ma io non sto facendo altro che raccogliere in modo sistematico tutta una serie di informazioni senza aggiungere niente di mio. Quindi io sto facendo una raccolta di poesie, sto creando una banca dati di poesie di tutti gli autori del Novecento. Che io non interpreto, non gli do nessuna lettura, le raccolgo e le tengo lì. Quindi, da un lato abbiamo nel primo caso un'opera che potrebbe avere una sua creatività e quindi una tutela come opera dell'ingegno, dall'altro lato invece abbiamo un'opera che non ha niente di creativo, ma no, non è altro che una raccolta sistematica in cui di mio non ci metto nulla. Per intenderci, un'opera creativa come quella dell'antologia che abbiamo descritto, se voi prendete due persone diverse, probabilmente vi faranno due antologie creative diverse. Se prendete queste stesse persone e dite, raccogliete tutte le poesie di tutti gli autori del Novecento, probabilmente vi creeranno una stessa raccolta identica delle stesse poesie di tutti gli stessi autori del Novecento. Quindi, come vedete, vi è una distinzione. E quindi qual è la tutela nelle banche dati non creative? È una tutela che vediamo espressa nell'articolo 102 bis della legge sul diritto d'autore, in cui si dice, non so se riusciate a leggerlo, indipendentemente dalla tutelabilità della banca dati a norma del diritto d'autore, consideriamo che siamo sempre all'interno della legge sul diritto d'autore, ma si fa la distinzione tra diritto d'autore e norma sui generis, indipendentemente dalla tutelabilità della banca dati a norma del diritto d'autore, il costitutore, cioè chi ha creato quella banca dati, ha il diritto per la durata e le condizioni stabilite dal presente capo di vietare le operazioni di estrazione della totalità o di una parte sostanziale della stessa. Quindi, come vedete, la finalità in questo caso è quello di tutelare il lavoro del costitutore della banca dati, quindi le somme spese per creare quella banca dati, ma non si impedisce, ad esempio, a chiunque di estrarre una porzione non essenziale di quella banca dati, non una porzione non sostanziale di quella banca dati. Quindi io da quella banca dati potrò estrarre, ad esempio, una o due poesie. Ma il costitutore non potrà impedirmelo proprio perché con la banca dati creativa vi è un apporto creativo appunto del creatore di quella banca dati. Nella banca dati non creativa invece non vi è questo apporto creativo e quindi per il nostro legislatore non possono essere tutelate allo stesso modo. E quindi anche quando noi
creiamo un dataset di dati aperti, dobbiamo verificare quanta creatività vi sia all'interno di quella banca dati o se sia semplicemente una raccolta sistematica di informazioni. In ogni caso, questi problemi sono attenuati dalla concessione della licenza libera, che molto spesso non si sofferma alla verifica della creatività o meno di quella banca dati. Si dà una licenza considerando o ipotizzando che quella possa anche essere una banca dati creativa e quindi si taglia così la testa al toro. Per quanto riguarda invece chiedo aiuto io vedo 40 minuti di conto alla rovescia, ma mi pare che dovrebbero essere 15, giusto? O 20? Ok, perché mi stavo allargando un po' troppo con i tempi, quindi devo accingermi a raggiungere l'obiettivo del nostro incontro. Dobbiamo soffermarci su quelle forme di accesso alle quali abbiamo fatto cenno prima, in particolare l'accesso civico e l'accesso generalizzato, perché hanno un legame molto stretto con il concetto di open data. Come sappiamo qua in questo schema, vediamo che nella pubblica amministrazione italiana vi è stato un crescendo di trasparenza a partire dal 1990 con la legge sul procedimento amministrativo a cui faceva riferimento Sergio all'inizio, e quindi per la prima volta in Italia vengono introdotti i tre germi della trasparenza nella pubblica amministrazione. Questi tre germi sono rappresentati ad esempio dall'articolo 3 della 241 del 90, cioè dall'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ancora dalla creazione della figura del responsabile del procedimento amministrativo che diventa l'interfaccia umana tra cittadino e pubblica amministrazione, ma soprattutto l'istituto dell'accesso agli atti. Prima del 1990 non vi era la possibilità di accedere a determinate informazioni della pubblica amministrazione. Noi vedevamo solamente il provvedimento finale della pubblica amministrazione. L'amministrazione lavorava come il mago di Oz, vedevate la magia finale, ma non sapevate quali meccanismi vi erano dietro. Dal 1990 vi è questa possibilità di accedere a determinati, non a tutti, documenti o informazioni della pubblica amministrazione, che però l'articolo 24, comma terzo della 241 del 90 prevede che quell'istanza di accesso agli atti non possa essere utilizzata al fine di effettuare un controllo diffuso sull'attività della pubblica amministrazione. È un concetto questo divieto di effettuare questo controllo diffuso, cioè un controllo che può essere fatto da chiunque sulla pubblica amministrazione. Tanto è vero che l'istanza di accesso agli atti richiede che il soggetto richiedente motivi la sua istanza, mostri qual è l'interesse effettivo che egli ha per ottenere quei determinati documenti dalla pubblica amministrazione. Questo concetto del divieto di usare questo strumento dell'accesso agli atti per effettuare un controllo diffuso sull'attività della pubblica amministrazione viene ribaltato già nel 2009 col concetto di accessibilità totale introdotto dall'articolo 11 della legge Brunetta. Articolo 11 della legge Brunetta che se voi andate a cercare non trovate più. Perché? Perché a seguito della legge 190 del 2012, il legislatore anticorruzione ha introdotto la legge delega per la creazione del decreto trasparenza, che quindi arriva nel 2013, il decreto 33 del 2013, in cui si riorganizza tutta la disciplina sulla trasparenza. E quell'articolo 11 della legge Brunetta, 150 del 2009, lo trovate oggi nell'articolo 1 del decreto trasparenza. Ancora una volta la trasparenza viene ulteriormente incrementata nel 2016 con il decreto legislativo 97 del 2016 che introduce appunto il concetto di accesso agli atti, accesso generalizzato o accesso FOIA. La norma di riferimento, quella alla quale abbiamo fatto cenno prima, è proprio questa, cioè l'articolo 7 del decreto trasparenza. Dati aperti e obblighi di pubblicazione. I documenti, le informazioni e i dati, vi è sempre questa triade, oggetto di pubblicazione obbligatoria, cioè tutti quei contenuti che sono
previsti da qualsiasi norma di legge, in primis dal decreto trasparenza, cioè quando io ti obbligo a pubblicare un qualcosa, tutti quei documenti, le informazioni o quei dati che io ti ho, io legislatore, ti ho a te pubblica amministrazione obbligato a pubblicare, sono pubblicati in formato di tipo aperto. Quindi sono io legislatore che applico la licenza, sono io che ti dico che quelli sono dati di tipo aperto e se non sai cosa sono i dati di tipo aperto ti rimando anche all'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale e ti dico che sono riutilizzabili come open data richiamando il decreto legislativo 36 del 2006 che ha introdotto, che ha recepito in Italia la direttiva Public Sector Information. Dico nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale e soprattutto stai attento nel rispetto del codice della privacy 196 del 2003 che tra un po' andrà in soffitta, cioè sappiamo che il 25 maggio dell'anno prossimo entrerà in piena efficacia il regolamento europeo 679 del 2016, già pubblicato nella Gazzetta dell'Unione Europea, per cui sostanzialmente stabilirà la caduta della direttiva sulla base della quale si fonda il nostro attuale codice della privacy, quindi in caso di contrasto tra una norma del regolamento europeo sulla privacy e una norma del nostro attuale codice della privacy, il giudice sarà chiamato a disapplicare quest'ultimo, fermo restando che nel nostro ordinamento si prevede a breve una nuova disciplina, una nuova legge che sia coordinata con il regolamento europeo. E come vedete nell'articolo 7, il legislatore conclude senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità. Quindi le ulteriori restrizioni, le uniche restrizioni che le pubbliche amministrazioni possono imporre sui contenuti pubblicati e oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono solamente quelle di richiedere la citazione della fonte o di richiedere di rispettare l'integrità, ad esempio, di quel dato, informazione o documento pubblicato obbligatoriamente dalla pubblica amministrazione. Abbiamo già detto che, così come dice l'articolo 7, dobbiamo stare attenti a ciò che eventualmente, ai dati personali eventualmente contenuti all'interno degli oggetti di pubblicazione obbligatoria, perché in quel caso noi non possiamo riutilizzarli per qualsiasi finalità, ma solamente per finalità compatibili a quelle per le quali sono stati pubblicati, cioè per finalità di trasparenza. So che questo può essere un concetto particolarmente ostico, ma per farvi un esempio, vi era stata una società che scaricava le sezioni amministrazione trasparente e le riutilizzava rivendendo queste banche dati e quindi finalità commerciale per consentire a vari soggetti di comprendere quali fossero i creditori della pubblica amministrazione. A che serve una banca dati di questo tipo? Ad esempio, può servire ai creditori dei creditori della pubblica amministrazione per fare un'attività di recupero dei crediti. Quindi io so qual è la pubblica amministrazione che ti deve dare i soldi, io i soldi li chiedo direttamente alla pubblica amministrazione, quindi faccio il pignoramento presso terzi e quindi li richiedo direttamente a quella pubblica amministrazione. Il garante della privacy ha detto no, in questo caso non è possibile, posto che quelle finalità commerciali e l'utilizzo di quei dati pubblicati in amministrazione trasparente, per quelle finalità commerciali non sono compatibili con le finalità di trasparenza per le quali quei dati personali sono stati pubblicati. In questo schema trovate una modalità di cui abbiamo già parlato, in cui noi comprendiamo che tutti i dati, informazioni e documenti pubblicati che non contemplino dati personali possono essere riutilizzati per qualsiasi finalità, proprio perché non vi è quel limite che si riguarda solamente i dati personali eventualmente pubblicati. Arriviamo ai dati aperti e all'accesso civico. L'articolo 3 del decreto trasparenza ci dice che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, questa definizione la comprenderemo meglio quando vedremo l'articolo 5, primo e secondo comma del decreto trasparenza, ma ve lo voglio anticipare. Qua ci dice i dati oggetto di accesso civico.
Cos'è l'accesso civico? Quello tradizionale, quello che è entrato in vigore il 20 aprile del 2013, quello che noi siamo abituati a conoscere come accesso civico tout court, era sostanzialmente non un'istanza fatta alla pubblica amministrazione, ma una lamentela fatta alla pubblica amministrazione. Io mi lamento con te, pubblica amministrazione, che avevi un obbligo di pubblicazione. Avevi obbligo di pubblicare determinati dati, informazioni e documenti in base alla legge, non lo hai fatto. Io mi lamento con te perché non lo hai fatto. Questo era l'accesso civico sostanzialmente. Oggi abbiamo anche l'accesso generalizzato che riguarda però, che può avere ad oggetto tutti quei documenti o dati che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria. Quindi già una prima distinzione tra i tipi di accesso civico e accesso generalizzato o FOIA, li ritroviamo in questa discrimine. Cioè l'accesso civico riguarda i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. L'accesso generalizzato, l'accesso FOIA invece riguarda i dati diversi da quelli per i quali vi sia un obbligo di pubblicazione. E quindi in questa definizione, questo articolo 3, che richiama alla fine l'articolo 7 che abbiamo appena visto, ci dice tutti i dati, le informazioni e i dati, informazioni e documenti oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, mi fa comprendere che quell'oggetto di accesso civico, il primo oggetto di accesso civico, fa riferimento all'accesso civico del secondo comma dell'articolo 5, cioè l'accesso generalizzato, l'accesso FOIA. Quindi mi sta dicendo che anche i dati oggetto di accesso generalizzato sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7. Ovviamente fermo restando i limiti del codice della privacy, quindi i dati personali non sono riutilizzabili nemmeno se vengono concessi al richiedente accesso FOIA appunto a seguito di una richiesta di accesso FOIA. Andiamo a vedere, allora abbiamo già visto l'articolo 7, andiamo a vedere un quadro sinottico di queste istanze di accesso, perché sembrerebbe in alcuni casi certe pubbliche amministrazioni entrano un po' in confusione su questo argomento, sembrerebbe che il legislatore del decreto trasparenza abbia sostanzialmente abrogato l'accesso agli atti della 241 del 90. Vi è stato chi si è rivolto anche alla magistratura amministrativa, vi è una pronuncia addirittura del Consiglio di Stato del 13 novembre del 2013 in cui il Consiglio di Stato dice no, badate bene. Accesso civico, perché allora vi era solo l'accesso civico, non vi era ancora l'accesso generalizzato, e l'accesso agli atti sono due cose che parzialmente potrebbero sovrapporsi, ma non coincidono. Nel senso che io oggi potrei, attraverso la sezione amministrazione trasparente, entrare in contatto con dei dati che prima del decreto trasparenza avrei potuto richiedere solamente con un'istanza di accesso agli atti. Quindi la cosa importante da notare è che l'istanza di accesso agli atti continua a vivere, sta bene, viva e vegeta, ha presupposti diversi, consente una profondità di accesso maggiore rispetto all'accesso civico, all'accesso generalizzato, richiede una manifestazione di un interesse diretto e concreto e attuale corrispondente a una situazione che sia giuridicamente tutelata e quindi la pubblica amministrazione deve continuare a valutare quella istanza e quindi se accogliere o meno quell'istanza. Vi sono dei costi che possono essere di riproduzione o dei diritti di segreteria e si discosta molto sia dall'accesso civico che dall'accesso generalizzato. L'accesso civico lo abbiamo già definito, cos'è? Quella sorta di lamentela per rivolta alle pubbliche amministrazioni che non hanno pubblicato un qualcosa che dovevano obbligatoriamente pubblicare sul loro sito istituzionale. Ovviamente la profondità di accesso è limitata, nel senso che io posso, la mia istanza di accesso civico potrà avere a oggetto solamente un qualcosa che per legge o per regolamento quella pubblica amministrazione doveva pubblicare. Non vi sono particolari limitazioni, nel senso che la finalità dell'accesso civico è proprio quello di effettuare un controllo diffuso sull'attività della pubblica amministrazione, a differenza della istanza di accesso agli atti.
Non è richiesto il pagamento di alcun costo, tanto è vero che può essere richiesto un costo di riproduzione ma solamente per l'accesso generalizzato, qualora il documento richiesto, che non sia oggetto di pubblicazione obbligatoria, venga richiesto in formato cartaceo, mentre è assolutamente gratuito per le ipotesi in cui la richiesta riguardi documenti informatici. L'accesso civico è gratuito. Ci si è chiesti perché dovrebbe essere gratuito? Perché in realtà io non sto chiedendo qualcosa, non sto pregando la pubblica amministrazione di darmi un qualcosa, mi sto lamentando che quella pubblica amministrazione non ha rispettato un obbligo di legge, quindi perché dovrei pagare per ricordare alla pubblica amministrazione che ha un obbligo di pubblicazione? Diverso ancora è l'accesso generalizzato, che è però un cugino più vicino all'istanza di accesso agli atti degli articoli 22 e seguenti della legge 241 del 90, nel senso che così come l'accesso civico non prevede alcuna limitazione soggettiva, quindi può essere fatto da chiunque, non richiede un obbligo di motivazione. Secondo la delibera 2 del 2017 della Dipartimento della Funzione Pubblica, è richiesta una identificazione di chi fa l'istanza, nonché una identificazione dei documenti o dei dati richiesti. La profondità di accesso è molto simile a quella consentita dalla istanza di accesso agli atti. Limitazione riguarda, per l'istanza di accesso generalizzato, i dati sensibili relativi alla vita sessuale o allo stato di salute delle persone. Ovviamente è gratuito anche l'istanza di accesso generalizzato, ma poi alla fine, quando qualcosa dovesse andare storto e quando qualcuno dovesse lamentarsi con quella pubblica amministrazione, o perché ha avuto un diniego a un'istanza di accesso agli atti, o perché ha avuto una mancata risposta verso un'istanza di accesso civico, o una mancata risposta verso un'istanza di accesso generalizzato, o un rigetto dell'istanza di accesso generalizzato, potrà rivolgersi con le medesime forme già previste per le opposizioni alle dinieghi di accesso agli atti di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale con le medesime regole e quindi con il pagamento del medesimo contributo unificato per accedere a questa tutela giurisdizionale. Come vedete, qua abbiamo i primi due commi dell'articolo 5 del decreto trasparenza. Al primo comma contempla delle definizioni di accesso civico, al secondo comma la definizione di accesso generalizzato o accesso foglia, e con riferimento a quest'ultimo voglio soffermarmi solamente su alcune peculiarità. Come noterete, nel secondo comma si insiste sulla finalità di favorire forme diffuse di controllo, quelle forme diffuse di controllo non consentite con le istanze di accesso agli atti. Ma poi si dice che chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti. Quindi in sostanza non sta dicendo dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione, potrebbero essere anche formati da altri soggetti, da altre pubbliche amministrazioni o anche da soggetti privati. Quindi la mia istanza di accesso generalizzato, la mia istanza di accesso FOIA potrà riguardare tutti i dati e i documenti che siano comunque detenuti da quella pubblica amministrazione e che siano ulteriori rispetto a quelli per cui vi sia un obbligo di pubblicazione ai sensi del codice della chiedo scusa, ai sensi della legge, della normativa vigente. Quindi questo è abbastanza interessante. Altra cosa interessante è che chi fa un'istanza di accesso FOIA, un'istanza di accesso generalizzato, deve individuare i documenti che richiede alla pubblica amministrazione. Non può fare un'istanza di accesso generalizzato o accesso FOIA dicendo: senti, pubblica amministrazione, dammi tutti i documenti che tu detieni in formato digitale. Questo non sarebbe possibile perché la pubblica amministrazione e quindi il diritto a esercitare quella forma di controllo diffuso non può comunque determinare un malfunzionamento o un ostruzionismo alle attività di una pubblica amministrazione. Abbiamo varie sentenze, anche da ultimo anche del TAR Lombardia, in cui era stato negato, era stato quindi data ragione alla pubblica amministrazione che aveva offerto un diniego
a un accesso generalizzato, in quanto ritenuto pretestuoso e si trattava di un soggetto che aveva fatto circa 73 istanze di accesso FOIA alla medesima amministrazione, quasi per finalità ritorsive, quindi distorcendo anche l'utilizzo di quelle, quindi la finalità di quell'istituto. Vediamo come funziona. Quindi ho schematizzato in questo modo sia l'accesso civico che l'accesso generalizzato. Abbiamo un obbligo di pubblicazione. La pubblicazione è stata omessa. Io posso fare un'istanza di accesso civico, cioè posso lamentarmi con quella pubblica amministrazione perché documento non è stato, quel dato, documento o informazione non è stato pubblicato. L'istanza va rivolta al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Cosa deve fare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza? Dovrà innanzitutto rispondere a chiunque che ha fatto l'istanza dicendo: ecco, sì, effettivamente quel documento non era stato pubblicato, ora lo abbiamo pubblicato, ecco il link alla sezione amministrazione trasparente. Ma dovrà fare anche una comunicazione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 43 del decreto trasparenza. Sostanzialmente dovrà comunicare sia al superiore, all'organo di indirizzo politico che vi è stata quella omissione, all'organismo indipendente, all'OIV e anche all'ufficio per il procedimento disciplinare. Sostanzialmente dovrà immolarsi chiedendo una valutazione di questa omissione. L'istanza di accesso generalizzato invece è diversa, è un po' più complessa e come vedete è per questo che si parla del cugino vicino all'istanza di accesso agli atti. È un'istanza che può essere rivolta normalmente all'ufficio che detiene i dati, i documenti e le informazioni, può essere rivolta anche all'ufficio per le relazioni con il pubblico o a un altro ufficio che sia espressamente indicato dalla pubblica amministrazione in una sorta di manuale delle istanze di accesso agli atti, civico e generalizzato. Molte pubbliche amministrazioni infatti si stanno adeguando su questo obbligo, rispondendo positivamente alla delibera 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Una volta ricevuta l'istanza, dovrà verificare se esistono dei controinteressati. Nell'accesso civico tradizionale, no, non è necessario individuare i controinteressati. Nell'istanza di accesso generalizzato, che riguarda tutti i dati, documenti e informazioni diversi da quelli per i quali vi sia un obbligo di pubblicazione, sì. E se esistono dei controinteressati, dovrà essere comunicata che vi è stata questa istanza di accesso generalizzato, così come avviene con le istanze di accesso agli atti. Il controinteressato potrà entro 10 giorni dalla comunicazione fare un'opposizione, ma comunque in ogni caso entro 30 giorni dalla istanza di accesso generalizzato si dovrà dare un provvedimento motivato da parte dell'ufficio che ha ricevuto quella istanza appunto di accesso generalizzato. Il provvedimento motivato potrà in ogni caso motivato, salvo il caso del silenzio ovviamente. Potrà essere di accoglimento delle istanze di accesso generalizzato, ma oppure di rigetto, oppure di differimento o di accoglimento con oscuramento. Voglio andare più veloce alle ulteriori slide, in quanto stiamo terminando il tempo, voglio evidenziarvi che nel caso di silenzio, rigetto, differimento o accoglimento con oscuramento dell'istanza, e quindi nel caso in cui non siano soddisfatte appieno le istanze del richiedente accesso FOIA, potrà essere fatto una richiesta di riesame al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della medesima amministrazione, il quale, qualora il differimento o il diniego sia stato dato a seguito di un problema, tra virgolette, sul trattamento dei dati personali o quindi di un dubbio dell'amministrazione sulla possibilità di offrire effettivamente quei dati personali, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della pubblica amministrazione si rivolgerà al garante della privacy, il quale entro 10 giorni dovrà dargli il suo responso. E a questo punto, sempre entro 20 giorni dalla richiesta di riesame, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dovrà dare un provvedimento motivato, quindi potrà accogliere il ricorso e quindi dare piena accoglimento alle richieste del richiedente all'accesso FOIA, oppure respingere il ricorso. In questo caso potrà ulteriormente essere fatto un ricorso al TAR. Quali sono le esclusioni e i limiti dell'accesso generalizzato? Innanzitutto, nei casi di segreto di Stato, ovviamente, e in tutti gli altri casi in cui la legge preveda un divieto di accesso o di divulgazione.
Questo significa che tutti i divieti di accesso di divulgazione previsti già per le istanze di accesso agli atti si applicheranno anche alle istanze di accesso generalizzato. Poi vi sono ulteriori esclusioni e limiti all'accesso generalizzato che sono previste dal secondo comma dell'articolo 5 bis e che riguardano interessi pubblici. Quindi in questo caso la pubblica amministrazione dovrà fare una valutazione sull'esistenza di un pregiudizio concreto all'esistenza, alla tutela di uno degli interessi che sono qui elencati. Ma ancora più complesso è l'individuazione dei limiti all'accesso civico discendenti da interessi privati. E come vedete, il secondo comma dell'articolo 5 bis parla di protezione dei dati, la lettera A, protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia. Probabilmente questo è l'oggetto che sta creando maggiori difficoltà alle pubbliche amministrazioni, proprio perché si tratta di individuare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Se non vi fosse scritto, se non vi fosse questa definizione di pregiudizio concreto, le pubbliche amministrazioni semplicemente negherebbero l'accesso generalizzato in ogni caso qualora vi siano dei dati personali. Invece devono verificare e valutare l'esistenza del pregiudizio concreto. E come lo valutano? Per valutare il pregiudizio concreto, l'ANAC ha emanato il provvedimento che è quello di cui abbiamo parlato prima, la determinazione 1309 del 2016, del 28 dicembre del 2016, in cui si danno alcuni suggerimenti alle pubbliche amministrazioni per individuare il pregiudizio concreto. E qua si parla la stessa cosa che ho già detto di fronte al garante della privacy, quindi non ho timore di smentite. Le pubbliche amministrazioni sono chiamate a operare come sostanzialmente dei maghi con una sfera di cristallo nella valutazione del pregiudizio concreto al trattamento dei dati personali, perché oltre a dover valutare le motivazioni del controinteressato che eventualmente abbia fatto opposizione all'istanza di accesso generalizzato, dovrebbero comunque le pubbliche amministrazioni valutare che siano rispettati tutti i principi generali del codice della privacy, quindi il principio di necessità e di non eccedenza, di pertinenza e proporzionalità, che comunque sono difficili da individuare in una istanza per la quale non sussiste un obbligo di motivazione. Come faccio io a individuare i contorni della necessità nel trattamento di dati personali se non so quali sono le motivazioni e le finalità che spingono il richiedente accesso generalizzato? E inoltre, qua, diciamo, è ancora più complesso, dovrei valutare quali conseguenze deriverebbero all'interessato dalla comunicazione dei dati o documenti che contengano i suoi dati personali sul piano morale, relazionale e sociale, a seguito di future azioni nei confronti dell'interessato da parte di terzi. Cioè io pubblica amministrazione, dovrei essere in grado di ipotizzare che qualcuno possa in futuro sollevare delle azioni nei confronti dell'interessato o che terzi possano sollevare possa sollevare, chiedo scusa, mi sono un attimo confuso perché stavo guardando la chat, possano sollevare delle eccezioni a quell'interessato per il solo fatto che qualcuno abbia ottenuto quel documento o quel dato a seguito di un'istanza generalizzata, oppure altri svantaggi personali o addirittura comportamenti discriminatori. Io dovrei ipotizzare che a seguito dell'istanza di accesso generalizzato qualcuno potrebbe discriminare il soggetto interessato al quale faccia riferimento il documento che io, pubblica amministrazione, abbia concesso a seguito di un'istanza generalizzata. Come vedete, si tratta di situazioni abbastanza complesse da individuare per le pubbliche amministrazioni e si prevede che a seguito di una, diciamo, dei lavori in corso, dell'esperienza che in questi anni, in questi mesi, le pubbliche amministrazioni si troveranno ad affrontare, l'ANAC e il garante della privacy proporranno via via nel corso del tempo ulteriori linee guida che aiutino le pubbliche amministrazioni anche a gestire queste istanze di accesso generalizzato. Quindi la cosa importante da richiamare a proposito dell'accesso
agli atti, accesso civico, accesso generalizzato, è che solamente mediante il richiamo all'articolo 3 del decreto trasparenza, solamente i contenuti delle istanze di accesso civico e delle istanze di accesso generalizzato vengono ritenuti, fatti salve i dati personali eventualmente contemplati, sono disciplinati proprio come dati aperti e quindi anche quelle informazioni potranno essere usate e riutilizzate per le finalità, per qualsiasi finalità.